Grazie, buongiorno. Oggi andremo a realizzare questo centro tavola stile mandala. Io l'ho fatto di questi colori particolari perché chi me l'ha richiesto l'ha voluto di questi colori. Ovviamente ne sto facendo un altro tutto colorato, proprio in stile mandala, che è veramente molto 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 carino. Quindi vi lascio al video. Prima di lasciarvi al video vi volevo dire che nel box informazioni ho messo delle nozioni per quanto riguarda appunto la scelta dei colori dei mandala. Il significato della scelta dei colori dei mandala è molto, molto divertente, e vi chiedo gentilmente se potete aiutarmi a condividere i miei video. Grazie. Allora, i colori che ho usato per questo mandala sono il bianco, il rosso, il grigio scuro, il grigio chiaro e il nero. Inizio la mia lavorazione con il grigio chiaro. Monto un cerchio magico e all'interno devo fare 24 maglie alte. Ovviamente la prima maglia alta la sostituiamo da 3 catenelle. Quindi 24 maglie alte, una l'abbiamo già fatta, ne dobbiamo fare 23. Allora, chiudiamo il nostro cerchio di maglie alte con un punto bassissimo come al solito e facciamo il cappietto di sicurezza. Stringiamo il cerchio magico, non troppo perché altrimenti il si arriccia, quindi cerchiamo di stringerlo fino a non farlo arricciare. Benissimo, cambiamo colore. E io cambierò con il nero. Allora, per quanto riguarda questo giro, noi dobbiamo andare a lavorare su tutte le maglie alte che abbiamo appena fatto, realizzando una maglia bassa ed una catenella. Quindi facciamo il cappietto, ci inseriamo in una maglia qualsiasi. La prima va benissimo come vi pare, come siete comode, e facciamo una maglia bassa. Poi facciamo una catenella e nella maglia alta successiva, senza saltare niente, una maglia bassa. Continuiamo così per tutto il giro. Quindi una catenella e una maglia bassa. Quindi continuiamo, una maglia bassa e una catenella, una maglia bassa e una catenella. E andiamo avanti per tutto il giro. L'ultimo è una maglia bassa, una catenella, e chiudiamo il giro nella prima maglia bassa. Tranquilli che il nero sarà veramente molto poco che lavoreremo, perché è un po' complicato lavorare il nero sui tutorial, però saranno tutte cose molto comprensibili. Quindi chiudiamo con il nostro cappietto di sicurezza e procediamo con il rosso. Allora, per il terzo giro io monterò il rosso. Allora, per il terzo giro, ve lo dico subito, dobbiamo andare a lavorare su tutte le maglie e praticamente sulle catenelle, quindi tra una maglia bassa e l'altra, quindi qui eccetera. Allora dobbiamo fare delle maglie alte chiuse insieme, due. Quindi per quanto riguarda la prima maglia alta del giro, prendiamo l'uncinetto, prendiamo il cappietto, c'è un'ombra che non mi piace per niente, però vabbè, sperando che vedete bene. Carichiamo due volte il filo sull'uncinetto, inseriamoci in uno degli spazi, come ho detto, tra le due maglie basse. Tiriamo fuori il filo, questi devono rimanere così, eh? Tiriamo fuori il filo,
chiudiamo due catenelle, due anelli, chiudiamo due anelli, ci abbiamo due anelli sull'uncinetto. Carichiamo di nuovo due volte il filo, andiamo nella prossima spazio tra le due maglie basse, chiudiamo due volte e chiudiamo tutti e tre i cappietti insieme. Va bene? A questo punto facciamo 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, e andiamo a fare di nuovo due maglie altissime chiuse insieme usando i prossimi due spazi, quindi non dobbiamo saltare niente. Quindi due volte il filo sull'uncinetto, ci inseriamo, chiudiamo due, due volte il filo sull'uncinetto, inseriamoci nella prossima maglia, chiudiamo due, chiudiamo tutto. Va bene? Dovremmo fare queste virgoline qui. Quindi di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ve lo faccio rivedere l'ultima volta. Due volte il filo sull'uncinetto, prossimo spazio, chiudiamo due, due volte il filo sull'uncinetto, prossimo spazio, chiudiamo due, chiudiamo tre. Va bene? E questo è quanto dovremmo fare per tutto il giro. 4 catenelle di separazione, bla bla. Allora, per la chiusura del giro andiamoci a inserire nella fessurina qui che ci si crea in automatico quando facciamo quel tipo di inizio. Va bene? Allora, per il prossimo giro io mantengo il filo rosso. Quindi il prossimo giro inizia in questo modo. Dopo fermerò questi fili perché mi stanno già cominciando ad urtare il sistema nervoso. Allora, una catenella di inizio. Dobbiamo lavorare negli spazi tra delle catenelle per quanto riguarda questo giro. Quindi andremo a fare questo lavoro qui, due maglie basse, 3 catenelle, 2 maglie basse, tra uno spazio e un altro facciamo 3 catenelle, quindi la procedura è praticamente sempre la stessa per tutto il giro, 2 maglie basse, 3 catenelle, 2 maglie basse, 3 catenelle, 2 maglie basse, 3 catenelle, eccetera, eccetera. Quindi, ricapitolando, all'interno dell'archetto ci vanno 2 maglie basse, 3 catenelle, 2 maglie basse, tra un archetto e l'altro ci vanno 3 catenelle. Però se voi lavorate tranquillamente facendo 3 catenelle, 2 maglie basse, 3 catenelle, 2 maglie basse, 3 catenelle, è tutto uguale, capito? Allora, attenzione qui, per quanto riguarda la chiusura, ovviamente avendo iniziato con 2 maglie basse e finendo con 2 maglie basse, dobbiamo fare le 3 catenelle che separano i due gruppi, quindi 1, 2, 3 e maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro precedente. Ok? Io adesso inizio a fermare un attimino i fili. Vabbè, capisco che tutti siete praticissimi a fermare i fili, ma magari per chi non lo è, glielo faccio vedere. Niente, basta inserire ovviamente il filo nel lago nel filo e andare verso il contrario della lavorazione.
Quindi per quanto riguarda la base, basta fare avanti e indietro un paio di volte e il filo si ferma. Ok. Idem per gli altri fili. Di dietro, ma non avrebbero dovuto, quindi lo snodiamo. Allora, quando fermate il filo, se lavorate con diversi colori, andatelo a fermare nel colore corrispondente al filo, altrimenti rischiate che si vedano i puntini e non sono estetici se vogliamo fare un lavoro fatto bene. Bene, adesso io mi fermo gli altri. Allora, facciamo attenzione. Adesso noi abbiamo tutti archetti di tre maglie, di tre catenelle, no? Giusto? Però abbiamo l'archetto, quello delle tre catenelle nel buco grande, e l'archetto delle tre catenelle sopra le due maglie altissime. Giusto? Benissimo. Allora, noi... il lavoro di, in pratica è questo: sull'anello grande ci dobbiamo andare a fare una maglia altissima, sull'anello piccolo, questo qui, ci dobbiamo andare a fare quattro maglie altissime. Quindi intanto cominciamo con l'anello piccolo facendo la maglia altissima singola, quindi 1 1 e 2. Tenere il filo sull'uncinetto, quindi nel buco grande, quella singola, entriamo in un buco di questi qua, così, va bene? E facciamo 1, 2 e 3. Maglia altissima. Adesso ci spostiamo nell'archetto dove c'è la V e andiamo a fare 4 maglie altissime singole, quindi 1, 2 3 e 4. Prossimo archetto dove c'è il buco grande, una maglia altissima, 1, 2 e 3. Praticamente tutto il lavoro si svolge in questo modo: dove abbiamo la punta dobbiamo andarne a fare 4, dove abbiamo lo spazio grande ne dobbiamo fare una, quindi a questo punto qui ne dobbiamo fare 4. Senza catenelle di separazione. 4 qui e qui una. Ok, quindi andiamo avanti in questo modo, facendone 4 e una. Allora, vi spiego il prossimo giro. Nel prossimo giro noi dobbiamo andare a lavorare su tutte le maglie, facendo una maglia bassa e una catenella, quindi molto semplice. Prendiamo il filo, il cappietto nostro solito, ok, facciamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa,
una catenella e completiamo tutto il giro prendendo tutte le maglie altissime del giro sottostante. Quindi tutte maglie basse intervallate da una catenella. Allora, per il prossimo giro dobbiamo andare a lavorare sulle maglie basse che stanno sopra le maglie alte, non più nella catenella, nella maglia bassa. Quindi iniziamo a fare la prima, prendendo la maglia bassa corrispondente alla maglia altissima singola, quindi questa qua, vedete? Che è questa, va bene? Volendo possiamo fare pure sulla catenella, non è, dove vi trovate meglio, tanto non è complicato, cioè non è indicativo questa cosa, quindi io farò sulla catenella. Quindi faccio la prima maglia bassa, così, e poi mi vado a fare 20 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A questo punto, tenendo la catenella in questo modo perché non si deve arrotolare, ci andiamo a rimettere a ripuntare l'uncinetto nello stesso punto e facciamo una maglia bassa, ok? A questo punto arriviamo a maglie basse, quindi dovrebbero essere, se non erro, 1, 2, 3, 4, 4, vedete? Anzi no, scusate, 5, 5 e rifare di nuovo 20 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendo la catenella in questo modo e faccio la maglia bassa nello stesso punto, quindi parto e ritorno nello stesso buco, va bene? Andiamo avanti a fare 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo caso ne dobbiamo fare 6, non ho capito perché, ma va bene così. Non ci interessa, a noi questi zeppi devono passare qua. Quindi se so 5 o so 6 non ci frega niente. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fare questa operazione, reinserire l'uncinetto dove siamo partiti e fare l'altra maglia bassa. Quindi andiamo avanti a fare tutti quanti questi cose qui e ne deve venire uno in corrispondenza, vedi qui, cioè, io vedi qui ho fatto un errore, ecco perché, vabbè, non fa niente, in corrispondenza di ogni maglia alta. In tutto devono essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vedete, qui ho fatto un errore al giro precedente, ma non ci frega niente, tanto non sentite, ok? Allora, finito questo giro, ci abbiamo 12 cosi, 12 frange. Va bene? Il giro prossimo sarà un po' lunghetto per tutti quanti, quindi rimaniamo con il rosso, io rimango con il rosso, cioè dobbiamo rimanere con il rosso. Allora, maglia bassissima per chiudere il giro. Allora adesso all'interno di queste maglie alte, di queste catenelle, dobbiamo andare a fare 26 maglie alte. Quindi la prima maglia alta ovviamente la faremo con 2 catenelle, anche 3 insomma, come siete abituati voi, e poi andiamo all'interno del cerchio facendo 26 maglie alte per ogni anello. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 24, 25, 26. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia bassissima all'interno della terza maglia di base, quindi 1, 2, 3. Va bene? Fatta la maglia bassissima, ricarichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo nell'anello successivo e andiamo a fare 26 maglie basse. Due, 23, 24, 25, 26, maglia bassissima nella terza maglia, 1, 2 e 3. Ok, quindi continuiamo a fare questo lavoro per tutto, ovviamente, gli anelli. Ok, finito questo giro dobbiamo chiudere il giro, appunto, nella prima catenella della prima maglia alta, quindi qua. Ok, quindi tagliamo il filo, questo qua, tagliamo il filo, facciamo il cappietto di sicurezza. Bene, prossimo giro è facile, anche veloce. Eccolo qua, il nostro girasole. Allora, io adesso ci metto un filo di bianco, perché mi serve da metterci un filo di bianco. Allora, dobbiamo partire, dobbiamo connettere questi giri, queste foglie, diciamo, questi petali. In che modo? Allora, dobbiamo partire dalla quinta maglia alta di ogni petalo, quindi prendiamo un petalo qualsiasi. Questa è la maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, ci infiliamo nella sesta maglia alta e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo la prima maglia bassa. Dobbiamo andare a lavorare per ogni petalo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fatte queste 16 maglie basse, ci agganciamo direttamente alla sesta maglia bassa del petalo successivo, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5 alla sesta e ricominciamo a fare 16 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ci agganciamo al prossimo petalo, 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta maglia, 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta maglia e proseguiamo facendo 16 maglie basse intorno a tutti i petali. Ok, allora anche questo giro, quando l'avete finito, chiudiamo con la nostra maglia bassissima nella prima maglia bassa, tagliamo il filo, facciamo il cappietto e ricominciamo un altro giro, ok? Benissimo, io adesso parto con il grigio più chiaro. Allora, questo giro viene svolto in questo modo. Dobbiamo andare a lavorare sia sulle catenelle bianche che al centro di questo buco che si è formato tra i due petali. Quindi ci dobbiamo cominciare ad agganciare, ci agganciamo come prima maglia. Allora, facciamo sempre il cappietto, scusate, abbiate pazienza, ecco qua, e andiamo a contare la quarta maglia bassa di un petalo, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nella quarta maglia ci inseriamo. E facciamo la maglia bassa. Dobbiamo fare un momento che conto sul diagramma. Questa l'abbiamo fatta 10 divise da una catenella, quindi una l'abbiamo fatta, catenella, 2 catenella, 3 catenella, 4 catenella, 5 catenella, 6 catenella, 7 catenella, 8 catenella, 9 catenella, 10. Quindi si comincia e si finisce con la maglia bassa. A questo punto, all'interno di questo buco, dobbiamo andare a fare 3 maglie alte triple. Quindi carichiamo il filo 2-3 volte sull'uncinetto. Quindi 1, 2, 3. Entriamo nel buco, chiudiamo 2. Chiudiamo 2, chiudiamo 2, chiudiamo 2. Di nuovo. Chiudiamo 2, 2, 2 e 2. Di nuovo. 2, 2, 2 e 2. E questo è quello che noi dobbiamo andare a ripetere. Quindi ci agganciamo nella quarta maglia bassa del cerchio successivo. Questa, state attenti che è nascosta. Quindi 1, 2, 3 e 4. Cominciamo a fare una maglia bassa catenella, 2, 3, 4, 5, 6 catenella, 7 catenella, 8 catenella,
9 catenella, 10. Ok? A questo punto carichiamo il filo 3 volte sull'uncinetto e chiudiamo la maglia in 4 tempi. 1, 2, 3, 4. Rivediamo. Chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2. Faccio la terza. 1, 2, 3, 4. E mi aggancio alla quarta maglia bassa. Ripeto, attenzione che questa è nascosta, quindi questa è la prima. Vedete, 1, 2, 3 e 4. Finiamo il giro. Anche questo giro l'abbiamo finito. Chiudiamo. Il giro prossimo. Dunque, dobbiamo partire dalla terza catenella, praticamente dalla terza catenella, significa dalla qui abbiamo la maglia bassa e la catenella, giusto, no? Quindi 1, 2, dalla terza catenella di uno di questi petali. Quindi inseriamo l'uncinetto nella terza catenella, abbiate pazienza, mi sono inceppato tutto qua il cicciborio. La ricontiamo, 1, 2, terza catenella, facciamo una maglia bassa, una maglia bassa nella catenella successiva, sono 2, una maglia bassa, 3, 4 e 5, quindi 5 maglie basse. A questo punto dobbiamo andare a fare 2 4 6 7. Nana, Maggie, scusate, i cani litigano. 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7. A questo punto dobbiamo andare a fare 4 maglie altissime chiuse insieme all'interno di queste 3 maglie alte, quindi dobbiamo lavorare negli spazi che sono 1, 2, 3 e 4, quindi maglie altissime chiuse insieme, però che vuol dire? Che dobbiamo fare 2 volte il filo sull'uncinetto. Entriamo nel primo spazio. Chiudiamo 1 e 2 e lasciamo 2 anelli sull'uncinetto, carichiamo di nuovo 2 volte, entriamo nel secondo spazio tra le 2 maglie, 1 e 2, ci abbiamo 3 anelli, 1, carichiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo spazio, 1 e 2, entriamo nell'ultimo spazio, 1, 2 e chiudiamo tutto, va bene? Vediamo. A questo punto dobbiamo andare a fare sempre 7 catenelle, quindi una di chiusura, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e ripartiamo dalla terza catenella del gruppo successivo. Quindi prima catenella, quindi c'è la maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, quindi terza catenella, facciamo 5 maglie basse lavorando nello spazio delle catenelle, quindi quella dopo la maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, va bene?
dobbiamo rifare le quattro maglie altissime chiuse insieme dentro lo spazio qui in centrale. Quindi carichiamo due volte il filo. Ah, scusate, 7 catenelle, che ho indovato. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Carichiamo il filo due volte sull'uncinetto, entriamo nel primo spazio. Chiudiamo 2, chiudiamo 2. Due volte il filo sull'uncinetto, chiudiamo 2, chiudiamo 2. Chiudiamo 2, chiudiamo 2. Chiudiamo 2, chiudiamo 2. A questo punto chiudiamo tutto. Ok? E ripartiamo. Quindi 7 catenelle. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terza catenella del petalo successivo. Quindi una maglia bassa, catenella 1, maglia bassa, catenella 2, maglia bassa, catenella 3. Hey! Scusate, c'ho i miei cani che in questo momento stanno discutendo. Mi ho fatto via un corpo. Vabbè, continuiamo. Allora, avevo detto che continuavo col grigio, ma poi ho visto che non mi piaceva e ho fatto con il rosso. Quindi chiudiamo il giro con la maglia bassissima, come al solito. Tagliamo e chiudiamo. Il prossimo giro è molto semplice, perché dovremmo andare a fare tutte maglie basse, tutte. Questo mi è venuto un po' lento, vabbè, dopo sistemo con l'ago. Dobbiamo andare a fare tutte maglie basse su tutte le maglie alte lavorate, ma anche tra le due maglie, tra il gruppo delle due sette maglie alte. Vabbè, dopo vi faccio vedere che famo prima. Ecco. Allora, iniziamo in un punto ovviamente qualsiasi a fare le maglie basse. Quindi iniziamo in uno delle... dai, balbetto sto momento, vabbè. Ci abbiamo i due ventagli da 7 maglie altissime, iniziamo nella prima, va bene? E andiamo a lavorare in tutte maglie basse, su una su ogni punto. Ok? Quindi abbiamo 7 maglie basse. Quando arriviamo all'unione dei due gruppi, dobbiamo andare a fare una maglia bassa all'interno dello spazio e una maglia bassa nella prima maglia alta, quindi sono 7 più 1, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Si è creato un problema, nel senso che io ho registrato questo giro grigio, giusto? Poi ho continuato a lavorare, ma non si è registrato. Quindi vi faccio vedere come funziona. Allora, noi siamo qua praticamente, fate finta che questo giro rosso non c'è ancora, noi siamo qua, dobbiamo andare a lavorare 7 maglie altissime qui, 7 maglie altissime qui e 4 maglie altissime chiuse insieme qui. Quindi, scusate, io non so adesso se riesco, però penso di sì, non è che siete stupide. Allora, fate finta di cominciare a lavorare in uno di questi degli archetti grandi, vedete, tra le quattro maglie altissime chiuse insieme. Quindi iniziate a lavorare qua facendo quattro catenelle di inizio, 1, 2, 3, 4, ok?
e facendo 7 maglie altissime, quindi facendone altre 6. Mo io continuo ovviamente perché iniziate a lavorare da uno degli archetti, dal primo archetto, e fate 7 maglie altissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Passate direttamente nell'archetto successivo e fate nuovamente 7 maglie altissime. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Adesso noi abbiamo le 5 maglie alte, dobbiamo andare a fare 4 maglie altissime chiuse insieme, senza nessuna catenella di separazione. Quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nel primo punto e chiudiamo in 2 tempi, 1 e 2, secondo punto, seconda maglia altissima, 1 e 2. E abbiamo 3 anelli, terza maglia altissima, 1 e 2 e abbiamo 4 anelli, quarta maglia altissima, 1 e 2 e abbiamo 5 anelli. Chiudiamo tutti gli anelli insieme e una catenella di chiusura. A questo punto, questa è la sequenza ovviamente che dovete lavorare, a questo punto ci ritroviamo di nuovo negli archetti, quindi ricominciamo a fare 7 maglie altissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ovviamente io ho finito e chiudo con la mia solita maglia bassissima. Ok, quindi la sequenza è praticamente questa: 7 maglie altissime, 7 maglie altissime, 4 chiuse insieme, e quindi poi si ricomincia 7, 7 e 4. Va bene? Chiedo scusa. Allora, il prossimo giro dobbiamo andare a lavorare tutte maglie basse su tutti i punti e lavorare in più una maglia bassa tra questi due spazi. Quindi andiamo a cominciare e partiamo dal centro di uno dei ventagli, così. Così. Quindi iniziamo a fare il nostro lavoro di maglie basse. Quindi andiamo a fare le maglie basse,
quando arriviamo al gruppo delle maglie alte chiuse insieme, mo ci arriviamo, eh? Ok, dobbiamo fare una maglia bassa all'interno di questo spazio, una maglia bassa sopra il gruppo delle maglie altissime, una maglia bassa nello spazio e ricominciare a fare le 7 maglie basse, però la prima è questa, quindi attenzione che si nasconde. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? E questa è la sequenza. Quindi ricominciamo facendo di nuovo 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una maglia bassa, scusate, una maglia bassa nello spazio, una maglia bassa sopra il gruppo delle maglie chiuse insieme, una maglia bassa, scusate, nello spazio, e ricominciamo con le 7 maglie basse partendo dalla prima. Ok, quindi andiamo avanti così. Allora, pure questo giro l'abbiamo finito, ragazzi, ne mancano solamente 3 e poi abbiamo finito il mandala o il centro tavolo, come vi pare. Se lo fate tutto colorato diventa un mandala tipo questo che stavo cominciando a fare, vedete che meraviglia, bello, eh? Ma devo finire, però questo è tutto colorato. Questo è solo rosso e grigio e nero perché lo devo regalare a una mia amica che ha la cucina di questi colori. Dice, vabbè, a meno che ce ne frega, io ve lo dico quale. Bene, allora, il prossimo giro lo facciamo bianco. Bianco perché spezziamo, io spezzo un pochino. Lo facciamo bianco e il prossimo giro è così composto. Allora, intanto dobbiamo lavorare all'interno delle due alette da 7 maglie alte, altissime, insomma, ok? Quindi dobbiamo andare a lavorare su questa maglia bassa qui, che è la prima, diciamo, ok? Quella centrale, insomma. Benissimo. Allora, all'interno di questa maglia, guardate che abbasso un po' la televisione, dobbiamo andare a fare 3 maglie alte doppie, 5 catenelle e 3 maglie alte doppie, tutte nello stesso punto. Quindi montiamo la nostra fantastica maglia alta doppia in questo modo. Quindi carichiamo il cappietto, facciamo 2 gettate, entriamo qua, io entrerei qua, guarda, vi devo dire la verità, sì, mi piace di più. E andiamo a chiudere la prima maglia altissima, 1, 2 e 3, ok? In questo punto noi dobbiamo fare altre 2. Una e due,
5 catenelle, 1, 2, ci vedo, 3, 4 e 5, e di nuovo 3 maglie altissime, sempre nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3. Vediamo se ci piace. Ci piace. Bene. Ora dobbiamo andare a fare una maglia bassissima al centro del prossimo archetto. Quindi sono 7, quindi 1, 2, 3 nella quarta. E facciamo una maglia bassissima. Va bene? Non mi piace, scusate, rifamo. Non entriamo nell'archetto, ma entriamo nel punto. E non ci piace così, non mi piace. Quindi rifamo, 2 volte il filo sull'uncinetto. Entriamo nel punto. Ecco, facciamo la prima maglia altissima, la seconda maglia altissima, la terza maglia altissima, le 5 catenelle e di nuovo 3 maglie altissime. Bene, poi abbiamo detto 1, 2, 3, nella quarta facciamo il punto bassissimo. Ok, mo ci piace. Quindi ricominciamo facendo lo stesso gruppo di maglie altissime, però nella maglia centrale del gruppetto che sale in su, insomma questo. Quindi qua al centro andiamo a fare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo 3 maglie altissime. Vi comunico che sono l'1:30 di notte e mi sta pia sonno, quindi presumo che lo finirò domani. Vabbè, quindi 1, 2 e 3, maglia bassissima, 1, 2, 3 nella quarta del gruppo successivo. Quindi dobbiamo fare sti ventaglietti, uno sulla punta e uno tra i due gruppi da 7 maglie alte, giusto? Meraviglioso, va bene, credo che lo continuerò domani, comunque mi piace tanto, sì, sta venendo proprio bellino. Ci vediamo dopo, domani, non lo so. Allora iniziamo il giro facendo 6 maglie altissime all'interno di questo archetto cioè dobbiamo lavorare tutti gli archetti, quindi 6 maglie altissime. Cominciamo con la prima, 1, 2, 3, un attimo che mi sistemo meglio, se no non riesco a lavorare, ecco qua, 3, 4, 5 e 6,
poi facciamo 3 catenelle. Poi qui abbiamo la maglia bassissima, dobbiamo andare a fare una maglia bassa sulla sinistra della maglia bassissima, quindi entrando nello spazio tra il nero e il bianco. Tre catenelle e una maglia bassa dall'altra parte. A questo punto dobbiamo andare a fare di nuovo 3 catenelle e di nuovo 6 maglie altissime nell'archetto grande. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ve lo faccio rivedere. 3 catenelle, qui abbiamo la maglia bassissima, vedete? Dobbiamo fare una maglia bassa a sinistra, a destra, 3 catenelle e una maglia bassa a destra del punto bassissimo. Ok? Quindi deve venire un archetto che scavalca appunto il punto bassissimo. Quindi questo è il giro. Ovviamente riprendiamo 3 catenelle e le 6 maglie altissime sull'arco grande. Ok. Tre catenelle. Scusate, sono 5, andiamo a fare un'altra. Tre catenelle e una maglia bassa a destra, 3 catenelle e una maglia bassa a sinistra. Ok, continuiamo così per tutto il giro. Allora iniziamo il penultimo giro da una delle da uno degli archetti di 6 maglie altissime e dobbiamo andare a fare 5 maglie basse tra una maglia altissima e l'altra. Quindi gli spazi da lavorare sono 1, 2, 3, 4 e 5, quindi non nel punto ma tra le maglie, va bene? Quindi iniziamo con la prima maglia bassa, seconda maglia bassa, terza, quarta, e quinta. Nell'archetto delle 3 catenelle dobbiamo andare a fare 6 maglie altissime, senza nessuna catenella di separazione. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto 2 volte e chiudiamo la maglia in 3 tempi. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi la sequenza da ripetere è questa. Dunque ricominciamo passando, entrando tra una maglia alta,
una maglia alta, diciamo, del giro precedente, in questo modo 1, 2, 3, 4 e 5 e facendo 6 maglie altissime nelle 3 catenelle dell'archetto piccolo. Ecco qua, questa è la sequenza da ripetere per tutto il giro. Ecco qua, quindi procediamo lavorando in questo modo fino alla fine del giro. Allora ragazzi, il nostro mandala, centro tavola, insomma quello che volete, è terminato. A me piace tantissimo, specialmente con questi colori. Vi volevo far vedere, come vi ho fatto vedere prima, che ne sto facendo un altro, sempre per un'altra mia amica, tutto colorato. Vedete, è molto bello. Allora ragazzi, nel box informazioni io vi ho messo una leggenda per poter scegliere i colori dei mandala. È molto interessante, l'ho trovato su un sito e vi invito a leggerla, che vi aiuta molto a capire anche il significato di questi centrini tra virgolette, ma trasformati in mandala. Va bene, io come al solito vi ringrazio, spero di esservi piaciuto anche su questo video e vi chiedo gentilmente di condividere.